Buongiorno, allora, nuovo vlog oggi. Ho deciso di fare un vlog perché effettivamente mi sono resa conto di aver messo tantissimi video di Scuola della Spesa e haul, e visto che mi devono arrivare altre cose, ho deciso oggi di vloggare un pochino. Arriva il macello. Ho fatto le pulizie tutto stamani, è quasi mezzogiorno. Ho fatto le pulizie, ho fatto una lavatrice, una lavastoviglie sta andando, insomma ho fatto un po' di cose. Ho fatto un acquisto che lo sto provando e mi sto trovando bene. Eccolo. Ciao. Che è? Il Lo mio stop. vecchio iPod. No, è il telecomando dello stop. Perfetto, il telecomando dello Ciao. stop. Ho fatto un acquisto che ho fatto anche, diciamo, un po' così, nel senso l'ho fatto perché l'ho pagato solo 10 euro. Ho comprato lo spray mop da Mauris. Allora, l'ho comprato principalmente perché mi capita, specie con i cani, soprattutto adesso che ricomincerà a piovere, eccetera, che praticamente una volta che fanno la passeggiata mi entrano in casa e per quanto io pulisca loro le zampe, comunque rimangono sporche e mi lasciano un po' di impronte. Quindi ho deciso, soprattutto per questo motivo, per i bagni e per la cucina giornalmente, diciamo, ho deciso di comprarlo. Non ci volevo spendere tantissimo. Quando l'ho visto al Mauris a 10 euro, ho detto ok, lo prendo tanto per provarlo. Devo dire che non è male. Devo dire che non è male. Io però rimango sempre fedelissima alla mia lavapavimenti della Folletto perché cioè, dopo di quella non viene nulla. Però per queste situazioni, diciamo così, alla veloce, eccetera, è un ottimo acquisto. Non per utilizzarlo tutti i giorni assolutamente, perché non va comunque in profondità. Per andare in profondità, io utilizzo, come vi ho detto, la lavapavimenti del Folletto. Però mi piace, ve ne volevo parlare perché comunque era un buon prodotto. Per quello che costa è un buon prodotto. E niente, adesso visto che è mezzogiorno, visto che è mezzogiorno, sto aspettando che mi si carica un altro video. E poi, niente, preparo il pranzo. Non so neanche cosa preparare per pranzo oggi. Mi sa che faccio panna e salsiccia, che è il piatto di pasta preferito di Aurora. E niente. Qui ho. Vedete qui? Allora, qui c'è un lavoro ai ferri. Perché praticamente ho ricominciato a lavorare la maglia e sto facendo un progetto per fare una cosina per Aurora. Spero che mi esca perché è la prima volta che lo faccio e spero che mi esca bene. Allora, vi faccio vedere comunque lo spray mop del Mauris. Eccolo qua. Qui praticamente voi mettete, per chi non lo conoscesse, ma penso che lo conoscano un po' tutti, qui mettete il detersivo con l'acqua e praticamente tramite questa cosa qui, questo aggeggetto, insomma, vi spruzza da davanti, da qui ci sono dei forellini, vi spruzza il prodotto, da questi forellini qui bianchi, vi spruzza il prodotto e voi poi passate con il panno. Il panno è in microfibra, semplicissimo. Mi piace, però io rimango fedelissima a lui, il mio amico per la vita. E adesso mi riposo un attimo, non ce la faccio più con l'acchetto. Lucky. Eccolo! L'amore della mamma. Oh, patatino, guarda, 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 sei qui. Guarda, sei qui. Dove sei? Aspetta. Oddio mio. Ah. Eccoci. Ciao, amore.
Io sono quello che ha rotto il divano e che adesso lo devono ricomprare. È tutta colpa mia. Vero che è tutta colpa tua? Tutta colpa tua. Oh, come sono carino. Niente, adesso ci riposiamo un pochino, ci rilassiamo un attimo e poi pomeriggio andrò un pochino ai giardini perché non si può stare a casa. Al lago non posso andare per motivi tecnici. Non sono manco andata al mare ieri per motivi tecnici, porcaccia la miseria. Qui veramente, cioè, sono arrivati 4 giorni di pioggia senza avvisare, quindi siamo rimasti un po' traumatizzati tutti quanti. Io ero abituata ad andare al lago tutti i pomeriggi, mi sono trovata che praticamente per 4 giorni ci sono andata, sono disperata. Prima di iniziare scuola penso che ci riandremo. Però insomma andiamo un po' ai giardini, tanto i bimbi si divertono uguale, insomma. E niente, abbiamo concluso un'altra cosa importante oggi, che però insomma ve ne parlerò più in là. E a posto, basta, adesso mi riposo. Di là loro giocano. Aurora sta leggendo Geronimo Stilton. L'abbiamo letto insieme perché praticamente Aurora odia leggere da sola e per lei è proprio una gran fatica, non è una grande lettrice, a differenza mia che io leggo tantissimo. Però insomma per farle leggere un libro ci vuole. Allora ho preso Geronimo Stilton e lo stiamo leggendo insieme, cioè lei me lo legge praticamente. Di solito si fa al contrario, no? Che è la mamma che legge il libro alla figlia, invece stavolta facciamo al contrario. Lei me lo sta leggendo a me in maniera tale che io cerco di farla leggere almeno un capitolo al giorno e contemporaneamente cerco di vedere se capisce bene quello che legge, perché il suo problema è maggiormente quello. Cioè lei legge ma non si ricorda subito, non capisce esattamente subito quello che sta leggendo. E quindi niente, poi vabbè, oltre al fatto di provare a leggere. Devo andare, c'è il corriere che mi sta chiamando. Ok, ho fatto, era il corriere. Ho fatto il reso della giacca che vi ho fatto vedere nel video precedente, perché sono andata a vedere, non mi ricordavo infatti, ero un po' in forze, non mi ricordavo benissimo, infatti mi sono accorta di avere una giacca molto molto simile, quindi per non avere due giacche completamente uguali l'ho resa indietro, insomma il resto ho tenuto tutto quanto. E niente, vi dicevo questo. Ora voglio andare a vedere invece la posta giù nella cassetta. Aspettate, è arrivato un altro pacchetto, è arrivato un altro pacchettino, lo apriamo insieme, facciamo così, mi vedete? Sì, forse sì. Ok, allora vi copro qui, è un pacchetto che mi è arrivato da Eleonora Bijou, vi metterò poi il link qui nell'info box. È una ragazza che fa gioielli e è una ragazza che mi ha dato l'indicazione
mi ha dato il suo nome su Instagram una di voi, che ringrazio tantissimo, Maria, ti ringrazio tanto. E niente, praticamente l'ho contattata, le ho chiesto, che in un blog precedente vi avevo detto che volevo la collana e la cavigliera come quelle che c'aveva, come quelle che andavano quest'estate, che c'aveva Chiara Ferragni, che non l'avevo trovate, e finalmente l'ho trovata. Lei ce l'aveva e l'ho presa. Fondamentalmente l'ho presa. Non è una collaborazione, voglio solo indicarvela, perché è, a parte efficientissima, risponde subito, eccetera, ma poi è velocissima nelle consegne, e sta finendo le cose estive. Se magari c'è qualcosina che vi può piacere, potete prenderla da lei. Allora, tutto, eccola qua, con la letterina, e niente, questo è il suo riferimento. Metta a fuoco, ok, questo è il suo riferimento su... Madonna, non mi metto a fuoco, aspettate. Eccolo qua, il riferimento Instagram, il riferimento WhatsApp e la mail qui sotto. Eccola qua, lei. E adesso vi faccio vedere che carina! Fantastica, tutta glitterata, così, mamma mia, adoro. Sto andando in fissa con il glitterato, infatti penso che le prossime unghie che farò saranno proprio glitterate. E bellissima, aspettate che me la metto subito, che mi piace da morire. È proprio fucsia come la volevo io. Vabbè, io sono un po' incapace con le chiusure, mannaggia la miseria. Aspettate, mannaggia, non trovo il buco. Oh, eccoci qua. Madonna, che spettacolo! Aspettate, non c'ho la luce giusta. Fantastica! Fantastica, adoro, oddio, sembro matta, ragazzi. Adesso aspettate che voglio mettervi un attimo verso la luce. Oh, ecco, così forse è meglio. Oddio, che bella. Adesso voglio vedere la cavigliera, che ce sono due. Eccola qua la cavigliera. La cavigliera è praticamente dello stesso identico colore, solamente che in più ha questa conchiglietta. Eccola qua la cavigliera, mo me la metto subito. Sì, io sembro una bambina quando faccio queste cose, mannaggia. La metto insieme a questa che già c'ho, perché nell'altro piede c'ho il tatuaggio, non mi piace. La metto insieme a quest'altra. Aspettate, ci siamo quasi, ci siamo quasi, eccoci qua. Aspettate, eccoci, non fate caso ai peli, ragazzi, ma insomma, eccole. Madonna, che bella, che spettacolo, bellissima. Grazie a Maria che mi ha dato il nome di questa ragazza. Grazie mille, madonna, mi piace tantissimo questo. Oddio, solo la scatola la metterò in mostra. Poi in più c'era questa cosina qua, che non so cosa sia, ora la guardiamo insieme. No, ma è bellissimo, è troppo bello, con i glitterini qui, con la conchiglietta con i glitterini. Ma che spettacolo, carinissima. Grazie mille anche del pensierino, grazie mille, ragazze. Niente, io ve la consiglio, mettiamo di qua, aspettate,
mi sa che è una cavigliera anche questa. Ora provo a metterla al piede, comunque è bellissima. Bellissimo, bellissimo. Grazie mille del pensierino e niente, oggi sfoggerò subito queste cosine nuove. Allora, ve le faccio vedere meglio. Spero che così si vedano. Eccole qua. Queste sono le mie cavigliere. Allora, questa qui centrale era quella che ho preso io in Calabria. Poi c'è questa nuova appunto che mi è arrivata. Che ho ordinato da Eleonora Bijoux e questa che lei mi ha mandato come omaggino, questa qui sotto. Eccole qua. Eccoci qua, sono tornata a casa. Sono le 7 passate. No, non è vero, forse sono le 7 adesso. Vabbè, sono tornata a casa perché è troppo umido. Troppo, troppo umido e senza giacchetto non si può stare. E niente, adesso i bimbi stanno già dentro la vasca, li sentite? Fanno il casino, stanno dentro la vasca, stanno a fare il bagno, eccolachi. E li lascio sempre la sera. Quando torniamo, che sono sudati, anziché fargli la doccia, gli faccio fare il bagno. Perché almeno loro stanno lì dentro e giocano e io mi rilasso quella mezz'oretta che fanno il bagno perché sennò impazzisco. Stasera piadine! Piadine, finalmente. Quindi non si cucina, non si sporca, e è tutto molto veloce, quindi facciamo prestissimo. Aiuto, mi stanno uccidendo! Mai sdraiarsi. Mai sdraiarsi nel letto con due cani, aiuto, che non ti vedono da 2 ore. Vabbè, qui c'è Pennazza, 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 saluta, saluta i tuoi follower, Pennazza. Ah, comunque ho fatto, pensate alla mia pazzia, ho fatto addirittura un profilo Instagram solamente per Pennazza e quest'altro. Quindi poi se mai mi metto giù il nome o ve ne parlerò, comunque ci metto proprio, cioè, quando mi ricordo di fare qualche foto ce la metto. E niente, adesso cerco di riposarmi, ma con loro, cioè quando non ci sono i figli ci sono loro, ragazzi. Quando non ci sono i figli ci sono loro, quindi non c'è un attimo di tregua. Comunque, comunque, niente. Specchia, mi fai malissimo. Specchia, piano, 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 piano. Questo poi è ambisonte, cioè lo vedete che è ambisonte. Hai finito? Ok, a posto, ci siamo sistemati. Questa è la loro posizione. Perfetto, con questa bella posizione delle schiene dei cagnoni, io vi saluto perché penso che sia arrivato il momento. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie, questa proprio mi mancava. Grazie, la carezza. Ora mi cieca, ora mi cieca. Ok, grazie. 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 Grazie.